Convegno tecnico sul comparto dell'uva da tavola, organizzato da Sipcam Italia all'Hotel Parco dei Principi di Bari. Nuove soluzioni e strategie di difesa, esigenze di filiera, come combattere l'oidio della vite che può essere definito il patogeno chiave della coltura, perlomeno nelle aree di coltivazione meridionali. Questi i temi principali dell'incontro. Abbiamo intervistato il professor Francesco Faretra della Facoltà di Agraria di Bari e Francesco Guastamacchia di Sipcam Italia. Siamo in occasione di questo incontro di presentazione della Cefufinamide, si parlerà di oidio della vite, una delle colture di prevalente interesse economico nella regione Puglia, sia vite d'uva da tavola che vite d'uva da vino, e questo nuovo fungicida, appunto la Cefufinamide, ci verrà in aiuto, no, per gestire quella che è una sicuramente delle più importanti malattie fungine della vite stessa, che è l'oidio malbianco. E l'oidio, a differenza della peronospora o di altre malattie, si presenta in modo anche dannoso e talvolta in alcune annate anche molto dannoso, un po' in tutta la regione, in tutto l'Italia meridionale. Direi che è tipicamente una delle malattie degli ambienti caldo-aridi, appunto quelli nostri, no, dei paesi mediterranei, quindi dell'Italia meridionale in particolare. Abbiamo a disposizione fortunatamente tutta una serie di fungicidi, a partire dallo zolfo, anche antagonisti microbici, quali l'Ampelomyces squisqualis, ma poi tutta una serie di fungicidi di sintesi, no, che da tradizionale meptildino K sino agli inibitori della biosintesi degli steroli, fungicidi QI, eccetera, no, e a cui oggi si va ad aggiungere anche questo nuovo composto. Negli ultimi anni è stata eseguita anche una sperimentazione proprio per valutare quello che è il migliore impiego nelle nostre condizioni pedoclimatiche, no? E quindi abbiamo anche diciamo dei dati sperimentali che ci aiutano poi nella corretta gestione della malattia. Sipcam Italia nel corso del 2013 lancia un nuovo prodotto antioidico a base di una sostanza attiva nuova ed innovativa, una nuova famiglia chimica, un nuovo meccanismo d'azione. Rebel Top a base di Cefufinamide a completamento della gamma prodotti. Approfittando di questa nuova introduzione nel catalogo Sipcam, organizziamo un evento per la filiera. Parliamo sicuramente di Rebel Top, ma parliamo anche di strategie di difesa della vite dall'oidio e parliamo del corretto posizionamento di Rebel Top, ma anche di Macio e degli altri prodotti in gamma. Non parliamo solo di oidio e di controllo della malattia, ma cogliamo l'occasione per incontrare i tecnici, per approfondire alcune tematiche specifiche legate alla difesa, legate alla malattia, legate alla esigenza della filiera.